Alessandro Borghi, signor signori! Bellissimo, bellissimo, prego! Hai prego, delle preferenze? Sì, sì. Ma che cos'è successo? E dopo Ellie Schlein, eccoci ad abbassare il livello! Immediatamente, ecco qua. Ma perché arrivate dalle ultimissime riprese del film, sì, del set? Sì, ci abbiamo preso gusto a mimetizzarci, sì, nel guano, nella palude. A sì, fare, sì, perché quello che avete fatto per quanto tempo? Quanto tempo è durata? Quanto tempo sono durate le riprese di Delta? Non finisce mai, come vedi. No? Sì, si porta dietro, si porta, sì, dietro, sì, tutto. Sì. Che, me l'hanno descritto, io non vedo l'ora di vederlo, come un una specie di western in qualche modo, no? Un po' all'italiana, fluviale. Esatto, sì. Perché è tutto lì sul delta del tutto porto. Sul delta, oh, raccontateci un po' quello che oddio, risulta credibile dei problemi in questo no, contesto. Perché, allora, ci volevano dei fisici, lui già c'era, sì, io un po' meno, per non fare capire che era colpa mia, hanno fatto fare un corso di sopravvivenza a tutti e due. Ah, non aveva bisogno, però poi insomma l'ha fatto insieme a me e abbiamo imparato un sacco di cose, un sacco di tecniche per sopravvivere in quel contesto, quindi quel contesto un po' sempre a mollo, sì, sempre a mollo, ci sono tante tecniche con della gente, sì, seria, cioè incursori, capito, gente che lo fa di mestiere, militari. E come ne siete usciti, migliorati? Cioè, intanto siamo ancora vivi, sì, e questa, sì, e mettila lì, e questa mettila poi lì. Questa cosa dura anche negli anni, verso i 104 105 anni magari dimenticheremo queste tecniche, sì, e forse non sopravviveremo più, sì, diciamo, però vabbè, però a una certa età, non adesso, punto, adesso invece, sì, 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 sì. Cosa avete imparato? Cosa avete, non so, ad accendere i focherelli, cosa avete, allora la cosa del fuoco, la cosa del fuoco è andata malissimo. Cioè, ci hanno fatto tipo tre modi diversi per accendere il fuoco, saremmo morti assiderati dopo un, sì, quarto d'ora. Sì. Non è però proprio... è molto utile, tu rimani fuori casa, hai fatto la spesa, non hai le chiavi, non hai niente. Devi mangiare, devi sul, mangiare sul pianerottolo, sì, di notte, c'hai i fagioli, li vuoi riscaldare, cosa fai? Ti accendi un focherello. Usando bastoni, pietre, focaie. È una specie di simsalabim, cioè... Ah, con la magia, con l'antica arte della magia. Scusa, no, c'era quella cosa che ti ricordi? Sì, l'ho perduta dopo i primi secondi. C'era tipo una sorta di pietra, madonna, sì, che ignoranza. La pietra focaia, una cosa, sì, che... la pietra focaia. Ecco, una cosa così. E poi, per fare esempio, sì, esatto. Sì. Per esempio, la favola della piccola fiammiferaia sarebbe finita in un altro modo. Così. Se uno, sì, se lei avesse conosciuto le tecniche. Così, faceva la scintilla e poi tipo con un pezzo di ovatta, questa ovatta prendeva fuoco e tu la dovevi mettere sul legno. Ah, ok. Mai, sì, riuscito. Mai fatto. Ma c'è la pnea, abbiamo imparato per esempio. Pnea, lui è bravissimo. Allora, io sono bravissimo, cioè è una cosa pazzesca. La tecnica sua che ha... Perché no, facevate anche immersioni. Di gabbia torascica oppure di... Sì. Come dire, pienezza dei polmoni, no, è una cosa che la cosa più importante è non far entrare l'acqua nel naso, ci hanno dato queste. Non ci credo, sì, neanche, è vero? Sì, giuro. Sì, nel senso che tipo se uno mette queste cose qua, questa 4-5 minuti senza che entra l'acqua dentro. Nel naso, sì, però muori, avanti, però muori, quando, no? Però rischi, no. No. Poi tipo se anche sei bagnato, anche il bucato, stender, no, certo, gli stendi, tipo così. Tutti uso. Certo. Animali? Animali, che, vabbè, a parte il pesce siluro, noi io... Pesce siluro, famiglia... questo voglio parlare. Il pesce siluro. Sì, 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 dal 1970. Che hai visto mai il pesce prima siluro? Non c'era. No, ho visto, allora, una foto di quello che per anni vostra. San Pesce ha venduto come il pesce gatto. Sì. In realtà è la versione brutta del pesce gatto, è una cosa che però, poverino, quello non fa niente, perché non ti muzzica, invece dei denti è tipo una sorta di carta vetrata. Quindi, sì, se tu lo prendi per la bocca ti graffi un po', ma... Ma non ti fa, non ti, no, fa nulla. No, non ti fa niente, nulla. Lui sta lì e si fa un po'... Certo, si mangia le batterie delle macchine, per farvi capire. E questo è il suo hobby. Esatto. Il suo hobby è mangiarsi... Fare anche questo. E richiami di animali, avete imparato un po' a vivere nella... Sì, sì, anche lì per la fame, tu richiami un animale, prendi un ovetto, una cosa per andare avanti, un po' di proteine, diciamo. Sì. Io ho imparato soprattutto a fare... Hai imparato a fare il, sì, richiamo? Questo richiamo. Com'è? C'ho bisogno di uno strumento, non posso farlo così. Lo posso fare? Certo, mamma mia, ormai io non... Gigi è un portento, così, sì, sì, non l'avevo mai conosciuto, è pazzo, sì, veramente, sì. Guarda. Yeah.
ma che mito! Allora, vedo l'ufficio stampa del film un po' preoccupato. Vieni, vieni Luigi. L'ufficio stampa del film un po' preoccupato. Ma vi volete andare a cambiare? Aspetta, è un film drammatico. Sì, allora, tra l'altro, è vero. Cioè, prima volevo farvi vedere qual è la nostra, il metodo di mimetizzazione migliore che abbiamo è questo. Sì. Infatti sarei morto. Fate l'amore, non fate la guerra. Vi andate a cambiare e tornate tra poco. Sì, in abiti normali. Civili. Ma scusa, aspetta, prima non ce l'abbiamo una foto di un bosco, quei boschi finti, per vedere se vi mimetizzate? Non so da mettere. Provate ad andare là. No, vabbè, si vede. Andiamo. Ma dove siete, ragazzi? Ma non vi vedo più. Ma non vi vedo più! Fate intanto un applauso ad Ale Borghi e Luigi Locascio, che tornano tra pochissimo.